La tecnica dell'intaglio dell'avorio in Giappone fu influenzata dalla cultura artistica cinese fin dall'VIII secolo. Trovò certamente la sua più alta espressione figurativa nella realizzazione di nesuke e di okimono, soprattutto dal XVII secolo. Piccole sculture di gran moda alla fine del periodo Edo, gli okimono in avorio conquistarono gli occidentali dopo l'apertura delle frontiere nella seconda metà dell'Ottocento. Gli okimono, in origine, erano realizzati per essere collocati nel tokonoma della casa o sugli altari domestici, ma nel periodo Meiji furono prodotti prevalentemente per l'esportazione. Potevano raffigurare animali, scene parodistiche o protagonisti della tradizione letteraria, come nel caso di questa splendida scultura raffigurante l'eroina Tomoe Gosen. È ritratta mentre beve dall'elmo di un guerriero, appoggiandosi al proprio arco. Ai suoi piedi vi sono le frecce e una faretra ornata da una libellula, simbolo di bellezza e forza interiore. La guerriera sta per allontanarsi da Minamoto no Yoshinaka dopo aver combattuto al suo fianco nella battaglia di Awazu nel 1184. Il contrasto chiaroscurale, ottenuto con inchiostro di galle a colorare le vesti e i capelli, esalta la pelle eburnea del volto. Si tratta di una prova di straordinaria raffinatezza di Shinmamura Shunmei, scultore attivo a Tokyo nella seconda metà dell'Ottocento. La minuzia dell'intaglio, la precisione dei dettagli, il gioco della luce lattea sulle superfici catturano inesorabilmente lo sguardo del visitatore e rendono queste opere dei piccoli capolavori di straordinario realismo.